Però lavate, come se già faccio, ma che ce l'hai sentito? Perché va ad essere uno come a Bossi, cioè ti dice noi ci siamo, Bossi. Ma è tosa, che stai morendo? Ma non mi dicite che sono cattivo, però. Che quando stai buono, tu quando dici, vuoi sapere una botta, e l'ha avuta una botta, mi piace che l'ha avuta una botta. Noi ce l'abbiamo dura, ci voglio un voce. Era puttana nel luce sicco di coglia. Noi ce l'abbiamo tu, una tavola, fornisci. Noi ce l'abbiamo tu, ictus, caccia la porta, vamo pure noi. Ma pure chi l'ha, due cose. Che si vede ricche e povero, Brunetto, si vede ricche e povero. Brunetto si è sposato, sapete dove si è sposato? E disse che il sud è il canto dell'Europa. I drogati, giovani d'oggi tutti drogati, capello lungo, drogati. Capello lunghissimo, drogati, origini, danni che fumano, chi sei giù no, c'è bì, passate un coglione che a fare un po' simpatico, hai tono, è brutta la vicciaia, è buono giù. Ho io avuto, aspetta. Chi c'ha neanche i problemi di mettere questi drogati, mo? Vanno tutti coscio, colpa che la batteracchia moglie. A domenica mi dire, ma porta a messa, a furia piglia l'ostia, mi hai portato l'ostia morosa, e poi si capisce. Che poi aveva fatto un piccolo intervento, l'operazione poteva uno. Ha chiamato un compagno mio, Beppo, che già si è ricordato, coppa ospedale. Ha detto, me, dice la verità, come si sta in coppa ospedale? Ha detto, si sta buona, stanno in femmina con la pala. Chiamo che cazzo. Ha detto, posso, poi viene forse pure un pappa valle. Tengo guardiglia, la stessa cosa. Ma mangio però mangio per tappello l'ogino. Capo ha giudito ospedale, ospedale drogato. L'hai detto per me. Si accomodi, ci sono letti moderni con le troche in legno. Ah! Le troche in legno. Ma che la troca è minoccia, che è la troca è minoccia. Capo ma mi si da stare su un Beppo compagno mio. Un Beppo deve 75 anni. Sono sposato con una guaglione ucraina di 20 anni. Ha detto a me, ma ti rendi conto che quando farai 90 anni? Che se dai 35 anni? E tu che hai 35 anni, non è buono ancora. E tu ce la fai, le droga! Dopo devi prendere la pillola della droga! Hai vicino a me, tu non l'hai mai pigliato, di nuovo mi hai pigliato. E che fai se l'ha fatto? E cosa faccio? Mentre la pancia la città lì. Non so, mi hanno dato lo specchio. Domani ho fatto l'intervento, ero più 5 ore. Dovete lasciare l'ospedale. Tutto mai tengo i punti frischi. Dovete lasciare l'ospedale. Ha chiamato un compagno mio, Beppe, da là, mio nipote, che sta a casa, che capito, lungo, trovato di nonno, vieni per prendere all'ospedale, mi butto a pigliare la macchina trovata, se mi scritta rete, macchina iniezione, agitare, ha detto, allora, un piacere, ma che presto, mi presto, tu vedi chiaro che tengo i punti frischi e chi lo curevo con mano trovata, vedi chiaro che tengo i punti e chi lo curevo, vedi chiaro che tengo i punti frischi e chi lo curevo, a un certo punto, andate a prendere i carabinieri, prego, costate sulle strisce della droga, venga. Tu sapeva, ha detto, no, tu non parlare, ci parla. E ci sono carabinieri nella macchina, ha detto, c'era mio nipote, lei, stava andando a 130 all'ora, sulla strada dove va massimo, si può andare a 70 all'ora, va ma lui è punto. Allora, ma io devo uscire, ci vado con sotto, vai diciamo. Mi dai che è punto frisco, come mangio per l'altro, si è scemo. Poi ci hanno apparato. E mio nipote mi ha prenotato un viaggio in Sicilia, in Daru Campeggio, ma c'è da mai stato di Campeggio. Comunque, che le vacanze ritrovate, no? Ha detto, vai a comprare il sacco a pelo. Aggiungere un negozio, scusate, un sacco a pelo quando posso uscire io. Ci te lo vado a cilopere, come lo fate a stagione fa cavo. Boh, se no sono le vie, gitti. Attende pure, attende canadese, gitti in malattia di italiano, però anche chi ha capisce che... Ci hanno venuto su questo campeggio. E a notte io e Beppo ci hanno fatto l'uscita, appena arrivato, siamo tutti i bungalow. E papà, stanno dicendo bungalow, si devono rumore stralente. Dei rumori badracchi. Ah, sì, ah... Dito, beh, chi se lo zoo bungalow? Chi se lo bunga bungalow? Ma sta Berlusconi, da secondo. A mattina ci ha mescitato, poi i vecchi a prima mattina, era una cosa che hanno fatto in due bagni, neanche l'età. Ha chiusato in allena, ci ha parlato bene, poi lei ha detto c'è in due bagni, pure. E domanda ma qualcuno era sto bagno. Ci stava uno, scusate, c'è il bagno qua? Sì, sì, sì. Però qua c'è il bagno in comune. L'hai capito? Qua c'è il bagno in comune. Vabbè, fa la mesciata a mia dosina, che niente vedi. A cosa hai detto? Il bagno in comune. E diamo cene, perché già la faccio ciò. Ci ha messo la macchina, mi ha arrivato fino al comune, ci ha fatto, ha detto, beh, permetti scuola, ma perché io invece, ma dico sì, mi ha arrivato la coppa, ci ha detto, buongiorno, buongiorno,
Scusate, c'è il sindaco per piacere. Ha detto una riunione di gabinetto. O sapeva, ha fatto un menù. La mattina mi scende il campo e sono. Dite, quanto tempo deve rimanere ancora? Almeno un altro paio d'ore. E sta guardando la panza, mi scherzava con me. Sto vediamoci, già la faccio giù. Siamo tornati in due campeggio, scusate. Ma c'è stato un bagno in due campeggio, in due bagno. Come? Sì, sta là. Ah, ci sta, sì. Però c'è la turca. Non ho capito. C'è la turca. Ci sto bene, quando c'è la turca, a meno che non voglio. Che quando ci vuole mettere 10 minuti. Ma la da fare la porta, la turca, non ne provi. Sto bene, ma chiamare sta turca, questa la fanno dire, diciamo, qua. Signora turca? Signora Turca Patracca? Sto bene, sente proprio la porta. Ha avuto la porta, non solo ci stiamo a Turco, ci stiamo con il gabinetto. Ma ci sto bene, ha la Turco, si è rubato il gabinetto, ha giappato. Fanno la droga. Poi ritorniamo a pigliare l'aereo. Mi ci ho trovato sui poliziotti a stare in aeroporto, si fanno la droga trovata. Con una vista, guarda, l'ha fatto, dobbiamo fare un controllo. Sto facendo fatto una rasa, ma l'ha passata tutto a posto. Ma ti hai capito? Dobbiamo fare un controllo, venga con me, devi passare sotto in metà detector. Mi sapevi manco credere. Ma che passa sotto, e te devo tagliare un chi da sacca così. Ma mi ha pensato che tagliare un chi, non potevi passare sotto che succede un bordello. Come passa sotto a chi ruota sotto l'antifurto? 200 poliziotti che mi tramontate. Non ti muovere! E ti ce la fa ancora. Faccio che passare l'infarto. Non fare il finto tondo, che finto tondo, sotto tondo veramente, che stiamo a fare? Fammi dire che tieni in tasca, che vedi te? A mi stamano trovo tagliare unghia. Ma che si è trovata la bomba atomica. Allora ci vediamo pure i colleghi. Colleghi, abbiamo il tagliaunghie, eh? E tengo l'ogna. Ha giocato con tagli erba, mi faceva male. Ha detto, non fai allo spiritoso. Questo è un corpo contundente, con questo si ammazzano le persone, si fanno gli attentati. Sequestrato. Scusate, ma io per legge volevo, zitto. Questo è un corpo contundente, con questo si ammazzano le persone, si fanno gli attentati. Sequestrato. Scusate, posso dire una cosa? Che ti dai? Io devo andare da Catania a Napoli. E che c'è zitto? Come c'è zitto? Catania Napoli su 40 minuti di volo, ma faccio uno con taglia unghie, si se sta fermo, ci vogliono le settimane buone, faticano pure lo sapere, non meno, come gira chi sta pezzichino a pezzichino. Grazie, grazie. Adesso siamo tornati con la compagnia, adesso la tastiera del maestro Saverio Carpine. E alla sinistra c'è il mistero della natura, se qualcuno riesce a capire qualcosa ce lo faccia sapere, il mio fratello Claudio Iorio. È inutile, molti non lo sanno, io sono anche imitatore e voglio divertirmi con voi un po' questa sera, voglio fare l'imitazione di un personaggio chiamato proprio presuntuoso, dicete che l'ha volito voi, ma me ne tale qua. Sarà perché mai avuto fisico, chi è secondo voi? Costante, Galeazzi. Ma Costanzo, io dice una cosa, ma è un'impressione a me, ultimamente quando parlo Costanzo non si capisce più. Mamma mia, io prima già non capivo. Ma non si capisce più. C'è, cioè, 5 lettere, sono diventate una lettera sola. Costanzo poteva a tu. Poi capito quale c'è la visita di levare. Trasa questa caramella in bocca, allora tu non ti capisci, no? Non ti mettere la caramella in bocca. Trasa. Bani fa ma curva zonte, bani, Prim, mo e me ne è bigni. Ma che canale 5 oggi a Siria, chi se lo capisce quando va? Ma veramente, se Costanzo presenta qualcosa, tu non vieni di casa, non capisci a chi ha presentato. Io l'ultima volta che ho visto Costanzo ce lo sto scherzando. Costanzo entra e presenta così come si parla normale. Mattina notti pieno malagitti! Capuno lo spalla tre, voglio che ti ha. Un panico! Già sei tutto quanto zio, cioè. Non è Costanzo. Vuol dire che se lo facciamo mattina, a me piace molto Paolo Villaggio, perché ha due voci, voce fuori campo che racconta e la voce Fantozzi, che sono così. Era una tragica sera d'estate. Fantozzi, la bambina, Villaggio, la moglie Pina. Scusi, ma avete visto? Mamma mia, perché ci fanno l'applauso, Pina! Ci fanno l'applauso! Ed era Paolo Villaggio.
Adesso però voglio fare qualche cantante, voglio fare l'imitazione di un cantante, anzi, l'altro facciamo un applauso al maestro che è suonato prima, dove sta? Ma non sta, non sta, non sta, sta. Eccolo qua. Facciamo un applauso che poi uno suona ore e ore, dice, guarda, io mi cazzo, cazzo, faccio mezz'ora e poi l'applauso. Allora. E ci sa chi vive con la musica, e ci sta pure chi vive con la musica, però molti cantanti sono un po', hanno dei modi di cantare, che sono un po' particolari. Allora voglio fare l'imitazione di un personaggio, facciamo un applauso, voglio fare un sondaggio, a quante donne piace Eros Ramazzotti? Vabbè, lo faccio per voi, diventerò uguale, perché uguale a Costanzia Ramazzotti, no, non ci capisco. A parte che Ramazzotti è brutto, ah no? Allora, agitare qua, guarda quanto è bello, carne. Mezz'ora per capire dove si trova. Sono troppo bello. Fatti il coro. Se bastasse una vera canzone. Ci ha fatto ancora, ci sono finito un gole proprio. Ci sono stati mille mazzetti e 13. Allora. Non è difficile, oh 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 oh, quattro consecutivi, eh? Metto da capo, tengo il registratore anni 80. Allora, o lo fate tutti, o faccio la mazzotta fino a dimani a mattina in 9. Qua cominciamo con Marco Masini, tutta la discografia. Valerio Scanu, oh. In tutti i luoghi, in tutti i laghi, in dove c'è, sta arrivata, lo faccio trovare. E allora? Fatti con. Quando saranno? Se bastasse una vera canzone. Si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già, non ci sarebbe bisogno di chiamare la carità. Ramazzotti. Adesso facciamo però, un cantante che si muore sempre di fritta. Ma io quando mi sento accocciante, faccio mettere un cappotto, capito, lascia. Accocciante è fritto, pure un mese a usto e due giorni da sotto, solo a Mogadiscio. Già quando parte la canzone, non sa neanche che sta cantando. Accocciante parte proprio con fritto in gol. Chiudete la finestra. Chiudete là. Grazie. E fino a quando Frid non lo piglio, cocciante canta buono. Come piglio Frid, a Lucca dice tu strunzato, guarda, parte buono. Io Frid che ho fatto, guarda. E non posso stare fermo con le mani nelle mani, tante cose devo fare prima che venga domani. Poi arrivo fritto e cocciando la ragione giù, a Lucca dice stronzato, coi secchi di vernice coloriamo tutti i muri, case piccoli e palazzi, ma che vinto lo scudetto? A parte fatto che cocciante non mette il vino e pitti i palazzi. Io volevo resi a Napoli e dicevo scusate chissà che succede. Allora già non so poi dice c'è un uomo Gonzalo che sono tutti quanti dicono Higuain. Gonzalo, tu hai Higuain, Gonzalo, Higuain! È incredibile! E succede tutti i pomeriggi pure a casa mia, ma si per il segreto e poi si fa qua. Come esce un motocristo segreto, sono Gonzalo, c'è il momento suono, Higuain! E sta dopo. Cioè, non è possibile la mezza così. E poi c'è il gruppo italiano per eccellenza. Ah, mi dicono che si stanno dividendo le tavole sotto i piedi e non è proprio consono la cosa. Sono cazzi. No, perché già c'è capito da Mimmo, ditelo voi che scenette sotto il parco. Ah, voi faccio tipo self.
mio fratello ci tiene, che buon fatica che ci si può farci male. Ho dovuto la panza finta. Guarda, scusate la parola, però ci metto il cannazzo, ma se mi dai. Così non andiamo in fortuna, ma che buono. Allora, stavo dicendo, ma io capisco pure il tavolo che stanno soffrendo, ma amore dire che ne manco colpa solo da loro. Io posso usare amici che tavolo. Allora, io penso via la tavola, no che tavolo. Allora, stavo dicendo, e quindi il gruppo italiano per eccellenza, che sono i Pooh, che come dice la vecchia Banzaletti, come si chiamava, poi Pooh, altro tanto. Allora, la canzone Uomini Soli, facciamola tutti assieme, vedo l'entusiasmo alle stelle, e poi c'è come cante Facchinetti, Uomini Soli, voi! Uomini Soli, voi! Ho tu che dare privati! Ma ci chiamava per nome, voi! Vi aiuto! Dio te leggi e deli me, se è vero che ci hai viaggiato più, vediamo se sì. Ma Facchetta la canta così. Quando canta Facchetta allora che coscia, lo fate caso. Pigliare sotto la tastiera dell'aria condizionata per il biscotto. Ormai te ne lo andare, se non so con cielo verde. San Barzamazzo, stiamo proprio chi là che muove i burattini, io ho burattini che muove i fili. Mi sta là così. Dio di leggi tu, quelli immensi tu, se è vero che ci sei, io vi ho trovato più di noi, vediamo se si può. Allora Facchetti, ma a scuola come ti chiamo? Facchinetti. Quando erano dire suoi, ma è italiano il suo, no, no. E poi c'è il cantante, secondo me, ogni tanto lo conosco, che insomma, più fortunato della storia della musica mondiale. Ah, io penso che Umberto Tozzi, io, ma chi l'ha fatto una canzone in mezzo e ci chiama 40 anni, è normale. Come se uno fa una canzone in mezzo e una di mezzo fatica a far nulla. E disse in un'intervista che aveva scritto il suo capolavoro, dove ha dormito tre notti, ma ci lascia il maestro, sotto notte non ha scritto una canzone, ma con centri in parola. Allora so, sono un genio, un mostro, un mito, fammi riaccordo, ti faccio cacci grigliare, il genio. Ti amo, 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 ti. Genio, amo, ti 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 amo, ti. Come si dice la canzone? Yeah, bravo, chi ci fa fare la canzone? Una parola fa il canzone, allora ti fa pure lui. Se lo fa pure con Poverino, non so. Messa sotto il dolce quando dormo con Pino Fredillo, fammi un accordo, prima lo leggeri. Adesso tutti quanti insieme, con la mano a Fredillo, va. La mano a Fredillo così a destra e a sinistra, perché si sa, il Fredillo va un po' di qua, un po' di là. Chi non alza la mano a Fredillo, domani mattina non si alza il Fredillo. Tu mandi? Adesso tutti insieme, cantate con me, una sola parola, Fredillo! Fiariello, vai! Fiariello, 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 fiariello. Come si dice la canzone? No, Sasiccio, che senso Sasiccio, fratello Zavenin! Grazie! Alla tastiera, Saverio Carpine! Alla chitarra, Claudio Iori! Grazie. Se qualcuno vuole aggiungere su Facebook il mio account personale Nello Iorio 7 scritto a lettere, quindi ci vediamo anche su Facebook e mi raccomando, aiuto. Continuate a vederci, ci vediamo poi penso febbraio marzo di nuovo sulle due, sempre in prima serata. Grazie ancora a tutti, ciao, buonanotte. Ah, poi dopo mi vado a cambiare 10 minuti, poi se qualcuno fa fotografia, mi metto con mascinitello, col po' a seggio e ci faccio mi fotografia.